tra la morgia e l'olio esausto e i bulloni da avvitare. Son venuto su corretto, ho imparato a bestemmiare e degli antichi pensieri scaduti che mi ripetevi. Che io condividevo tante cose con mio padre, tante passioni, tra cui la musica, che forse all'inizio non era la più importante, lo è diventata, perché la musica si è tirata dietro tutto quello che riguarda i contenuti che mio padre scriveva dentro alle canzoni, quindi dopo discussioni e quindi voglia di guardarsi dentro, guardare gli altri dentro. Chiama, chiama piano, sai che non sarò lontano. Io sono partito che un giorno vedevo suonare la chitarra a una mia amica alle elementari e lei mi dice, tornai a casa e dice, ma questa qua suona la chitarra, io sono tuo figlio, non so suonare la chitarra, è possibile, insegnami a suonare la chitarra, ed è iniziata così. Dopo io entrai in sala prove e c'erano due chitarristi e un bel microfono e tu canti e io lì, quel giorno lì imparai che sarei diventato un cantante. Io volevo proprio scrivere quello che scrivevo, cioè quello che mi pareva a me, non quello che pareva a lui. Il senso era questo. Che ti diceva tuo padre? Divertiti. È sempre... Questa è la cosa più bella. Esatto. Divertiti. Penso che sia l'insegnamento più bello. Divertiti e non prenderlo mai come un lavoro. Fatti un'istruzione, prendi una laurea, e l'ho presa, perché questo è un lavoro che metti che ti vada anche bene, domani ci sei, dopodomani non ci sei, magari ci stai anche male. Che è un po' assurdo, mi dice. Adesso che farò? Non so che dire. È proprio come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna. Non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani. E quelli che rubavano il salario. I falsi che si fanno una carriera. Certe prestazioni fuori orario. Mio padre si incazzava molto su quando non erano rispettati i diritti e le libertà degli altri. Perché se io e te siamo uguali non devo avere lo stesso tipo di opportunità? Certo. È un discorso che molti darebbero per scontato, ma non lo è affatto, soprattutto in questo mestiere, no? Quello che so della vita l'ho imparato sulle mie spalle e nel mio percorso. E ho sempre cercato di andare avanti per la mia strada, nonostante tutto. E dico bene, nonostante tutto. È l'unico modo che so. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro. Un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Credo che un genitore sia contento se un figlio fa la propria strada e si sente realizzato nella strada che fa, quindi credo che sarebbe contento. Poi comunque io gli direi, hai visto che ho preso la laurea? Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Ho sofferto molto quando è morto mio padre e questa cosa di sentire il pubblico sempre molto così caloroso all'inizio mi faceva soffrire forse di più, perché comunque ti fa sentire che non è solo la tua mancanza, sì, è anche la mancanza loro, e quindi diciamo, ma porca puttana. Perché noi abbiamo sempre bisogno di perché, no? Cioè, invece quando forse capisci che la vita è una serie di domande senza nessuna risposta, forse incominci a stare meglio. Le cose cambiano, 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 sì, ma le cose non cambiano mai. Le cose cambiano, 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 abbiamo capito. Parla per te. La via Emilia è una strada che è in mezzo alla pianura
e questa pianura, noi sassolesi abbiamo i monti alle spalle, quindi la percepiamo ancora probabilmente meglio, perché con i monti alle spalle non hai confini, ce li hai dietro i confini. Quindi è più facile pensare un pochino al di là, perché non, proprio anche fisicamente non lo vedi, no? Il limite, quindi pensi un po' più in là, un po' più in là.